Tutta l'area dell'Ovest milanese piange l'ex presidente del Parco del Ticino, Gianni Beltrami. La notizia della sua morte è arrivata nel pomeriggio, 74 anni. Beltrami era attualmente sindaco di Besate, paese al confine tra le province di Milano e Pavia, ma era una persona molto conosciuta su tutto il territorio del Magentino e dell'Abbiatense. Beltrami aveva iniziato il suo mandato nella sede del parco a Magenta nel 2012 ed era rimasto in carica sino al 2019, quando, dopo essersi candidato sindaco a Besate, aveva dovuto dimettersi, essendo il paese uno dei comuni che fanno parte del parco. La figura del 74enne era molto nota anche ad Abbiate Grasso, dove era stato tra i fondatori del circolo locale di Forza Italia nel 1994. Beltrami era ricoverato da qualche settimana in ospedale a Milano e purtroppo non ce l'ha fatta, si è spento e lascia così un grande dolore non solamente a Besate ma in tutta l'area dell'Ovest milanese. Proprio il Parco del Ticino l'ha ricordato con un toccante messaggio: lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre sorridente, allegro, amichevole e gioviale. Amava nel profondo questa terra, ricorda il Parco del Ticino, che non era quella sua nativa ma che negli anni imparò ad apprezzare ed amministratore pubblico a servire. La presidente del parco, Cristina Chiappa, il consiglio di gestione, tutti i dipendenti e i collaboratori del Parco del Ticino e i volontari esprimono alla moglie e ai figli i sentimenti delle più sincere condoglianze. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono e saranno sempre per lui. Ciao Gianni, è il commento del Parco del Ticino.